finalmente, forse, in prima persona impegnarsi a organizzare un evento che caratterizzasse il prodotto, che lo raccontasse, che facesse vivere un certo tipo di esperienza. Lo fa in collaborazione con il Comune di Tropea, lo fa in funzione di un progetto che qui non mi ricordo, ma più tardi magari ve lo dico, fatto con l'Unione Europea, che ha consentito appunto di sviluppare questa iniziativa di promozione, iniziativa di promozione che poi tra l'altro si svilupperà non solo in Tropea ma anche in altri appuntamenti durante l'anno. Direi di iniziare subito con il padrone di casa, il sindaco, che... Decidiamo una cosa, parliamo in piedi, cose utili, così devono avere fatto, perché certe volte mi sento poi a disagio, perché magari parlo un secondo, di alziamo, la cosa mi... Diciamo che il sindaco sei tu, il padrone di casa, quindi tu dici... Decide come parlo, dici. Si parla sempre, si parla sempre, mi sentite, sì. Allora, io non mi limiterò sostanzialmente a dei ringraziamenti, perché poi sul programma, sulla fine del programma, tra Daniele... Natale, insomma, sui dettagli del programma non mi intratterrò, mi ero appuntato delle cose, però prima di tutto voglio porto il saluto di Gianluca Gallo, dell'assessore Gallo, assessore dell'agricoltura, onorevole Gallo, assente suo malgrado per una frana che c'è stata lungo l'autostrada, quindi che ha bloccato i transiti, peraltro avevo anche appuntamento di un mio avvocato. L'annuncio mi era stato dato già stamani, era bloccato, sarebbe riuscito ad arrivare per mezzogiorno e mezzo, mi ha detto insomma, che avrei portato il suo saluto, i suoi ringraziamenti agli organizzatori. Non mi stancherò mai di dire quanto sia bravo l'assessore Gianluca Gallo, al quale, oltre alla stima, all'ammirazione, mi lega un rapporto di sincera amicizia e di rispetto per il modo in cui ha interpretato il lavoro di un assessorato strategico per l'economia calabrese, un assessorato, un settore che sta camminando, lo dimostra giorno dopo giorno, ha stretto contatto con quello al turismo. Due industrie, agricoltura e turismo, che se riescono, come stanno facendo qui in Calabria, a parlarsi, possono sicuramente contribuire in modo determinante a cambiare il volto della Calabria e della nostra regione. Quindi un grazie a Gianluca Gallo per tutto quello che ha fatto per la nostra regione e in particolare per la mia città, alla quale è molto legata. E detto questo, come dicevo, accennavo, passo subito ai ringraziamenti. Io ringrazio tutte le persone coinvolte nel progetto, i partner del progetto, che vanno ovviamente dalla regione attraverso il consorzio di tutela della cipolla rossa Tropea Calabria GP, al FLAG, per chi non lo sapesse, che tra l'altro lo so da poco, no? FLAG è l'ente che si occupa della valorizzazione del pescato e di tutto ciò che ruota intorno alla pesca locale. Poi magari Antonio spiegherà ancora meglio di me qual è la mission del FLAG. Il FLAG dello Stretto è quello operato dove noi, Tropea, del quale fa parte, il GAL, che anche esso si occupa della valorizzazione dell'agricoltura, del settore agricolo calabrese, e ovviamente l'Istituto di Istruzione Superiore di Tropea, che quest'anno sarà coinvolto in modo significativo in questa edizione. Voglio citarlo e ricordarlo, se vedo qui l'associazione dov'è? Pancrazio, che coinvolge, attraverso la quale verranno coinvolti i più piccoli nella manifestazione,
Ovviamente ringrazio il gruppo CAFO, la PubliM che sarà il nostro partner strategico per quanto riguarda la comunicazione, Ad Maiola che gestisce l'evento, l'organizzazione dell'evento, e sicuramente dimenticherò qualcuno, ovviamente il TV locale, perché dintorni che è qui con noi ci sta mandando in diretta streaming. Ma un saluto di cuore sincero al mio caro amico, fraterno, cittadino, onorevole di Tropea, Michele Affidato, oggi rappresentato da Antonio, qui con noi, che ha realizzato questo cipollotto in argento stupendo, in via di perfezionamento, però voglio dire, la nostra curiosità era talmente tale che purtroppo dietro minaccia è stato costretto a consegnare questa coppia, quindi che rappresenterà l'evento, rappresenterà un ricordo per i partecipanti a questo evento, un'opera di alta gioielleria, grazie alla quale, anche perché poi la forza dell'evento è data anche da tutte quelle cose che lo compongono, e l'arte fa parte di questa esperienza. E aggiungo quindi ai ringraziamenti a Paradiso, ringrazio anche la concessionaria Paradiso che sarà anche uno dei nostri partner strategici, ringrazio tutti quanti, il CAFO, quello del capo, Ascom, Mondiretti, insomma ho dimenticato tanti, i partner sono tanti. Cosa voglio aggiungere? Ecco, proprio la presenza di questo numero così importante di partecipanti dimostra che l'evento è figlio o frutto di un lavoro di squadra, e nelle squadre, come sapete, uno dei pezzi che è difficile cambiare nel corso del campionato è il registro dell'allenatore. Il sindaco può essere magari l'allenatore, no? In questo momento l'allenatore, io mi definisco molto spesso il regista di tutto quello che sta avvenendo a Tropea, e penso anche di essere un nuovo regista. Per quanto riguarda gli altri, come dire, tutti siamo importanti, il lavoro di ognuno è molto apprezzato, ma nessuno è indispensabile allo svolgimento di qualcosa che peraltro concepito da questa amministrazione circa 10 anni fa. Un evento quindi che è stato scritto nei dettagli da questa amministrazione, portato alla conoscenza del pubblico e dell'elettore attraverso un programma elettorale, proposto una prima volta nel 2015, penso, 2017, purtroppo all'epoca le cose non sono andate per come volevamo, non ci siamo imposti, abbiamo subito una sconfitta, ma nel 2018 ci credevamo talmente tanto in questo evento che fa celebrare un prodotto che ci ha reso celebre, che ha reso celebre Tropea prima che lo divenisse come meta turistica d'eccellenza, quindi ritenevamo giusto sfruttarlo e al tempo stesso valorizzarlo e con lui tutta quella filiera che lavora attorno a questo grande prodotto delle eccellenze europee. Un'altra cosa importante che dimenticavo, ovviamente, e non voglio dimenticare, la cipolla è solo uno dei prodotti che con questo evento, che si chiamerà, tu avevi accennato al nome, la Tropea Experience, perché l'obiettivo festival della cipolla sottotitolo è dare al viaggiatore, al visitatore, sia esso di Reggio Calabria piuttosto che di New York, un'esperienza, quindi immergere il viaggiatore, il visitatore durante questi 3 giorni in tutto quello che è la tradizione calabrese. Tradizione calabrese ovviamente significa fondamentalmente in questo caso parliamo di tradizione culturale, oltre che artistica, culturale e non gastronomica, quindi fargli gustare in quei giorni quella che è la nostra cucina. Ecco perché il coinvolgimento fortissimo, questa volta sarà molto forte, della ristorazione locale, con l'utilizzo di materie prime eccellenze del territorio, quindi dall'olio, dall'anduia, piuttosto che i formaggi del Colle e tutte le altre prelibatezze e eccellenze nostre. L'altra cosa che io dico, e poi dirò e mi taccio, è
noi abbiamo la città, questa amministrazione viaggia, ha degli obiettivi, si prefigge degli obiettivi e cerca di realizzarli attraverso delle scelte ben precise. Una di queste scelte che io ritengo ci consentirà di arrivare dove ci siamo prefissi è la presenza tra i chef, i grandi chef che parteciperanno al contest, dello chef Iro, personaggio oltremodo noto della TV, uno esponente di spicco della scuderia di Gambero Rosso, attraverso il quale vogliamo migliorare la nostra conoscenza nel mercato, sul mercato giapponese, un mercato sul quale abbiamo puntato molto, un mercato che ci sta dando una grandissima attenzione. Pensate solamente che in una rubrica andata in onda in prima serata, Tropea è stata affiancata durante quella puntata a Parigi, la puntata ha avuto un successo enorme, è stata proposta in Francia e grazie a questo parlare, a questo movimento, oggi siamo anche testimonial del turismo made in Calabria in Costa Azzurra, quindi sinergie e poi portano importanti frutti. Noi attraverso lo chef Iro, che io peraltro ammiro, conoscevo da tempo televisivamente e non vedo l'ora di conoscere per la sua simpatia, la sua capacità soprattutto, ecco qua, nel preparare piatti fondamentalmente di pesce. Quindi attraverso noi contiamo di rappresentarci prepotentemente nel mercato giapponese, molto attento a questi aspetti qui. E già diciamo, la trasmissione alla TV giapponese del programma li ha entusiasmati, quindi verosimilmente la 3 giorni sarà anche coperta dalla TV giapponese. Ultima cosa, e poi va finito, solo perché alcune cose ci tengo a specificarle e a come sottolineare. Sono molto felice per il ritorno tra di noi, quindi per la partecipazione attiva alla manifestazione dello chef Francesco Mazzei, un caro amico che conosco da circa 20 anni, conosciuto a Londra durante la festa di un compleanno di un mio amico, perché quando ero più giovane viaggiavo, oggi il mio raggio d'azione Tropea, Cittadella, massimo, poi è qualche volta il Crotone costretto per andare a trovare Michele, ma questo è il mio raggio d'azione. Fortunatamente ho dei collaboratori che in questo mi sostituiscono egregiamente. Quindi, ma quando ero più giovane viaggiavo, quindi durante uno dei miei viaggi, devo dire abbastanza frequenti a Londra, ho conosciuto Francesco Mazzei nel suo primo ristorante, che era l'Anima, nel City, e quindi da allora è nata questa amicizia che poi abbiamo coltivato, e anche grazie a questo, insomma, è stato qui con noi. Poi questa sua collaborazione si era interrotta, oggi quindi rientra nei ranghi, peraltro ricordo anche che anche Mazzei è stato insignito della onorificenza della cittadinanza onoraria di Tropea. Quindi non aggiungo altro, salvo poi intervenire se qualcuno riterrà di necessariamente. Quindi vi ringrazio tanto per essere qui e lascio ai miei Massimo la conduzione. Grazie. Quindi la Tropea Experience, l'idea di far vivere un'esperienza che parte dalla Cipolla, ma che va a raccontare un territorio, questa forte identificazione che c'è tra il prodotto e il territorio e questo scambio, questo simbiosi. Questa volta il consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria GP ha voluto giocare in prima persona, ha voluto essere protagonista, ha voluto organizzare un qualcosa che va a entrare proprio nel racconto, quello che si usa a dire in questo periodo, lo storytelling, vuole generare uno storytelling per fare in modo che la Cipolla sia una forte identità e che comunque sia questo racconto deve incominciare a partire da questo territorio.
partire da Tropea. Poi andrà, si diffonderà grazie anche alla collaborazione con i media locali, con i media nazionali, anche quelli internazionali. E quindi questa narrazione partirà dalla Tropea Experience. Presidente Giuseppe Daria, che ne pensa? Buongiorno a tutti. Allora, cosa ne penso? È che... Oh, grazie. Allora, noi partiamo da Tropea, innanzitutto perché mi piacerebbe specificare che l'area di produzione è molto vasta, riguarda tutta la fascia costiera, prende 3 province e va da Primo Freddo Bruzio fino a Nicotero. Quindi parliamo provincia di Bo Valentia, provincia di Catanzaro, provincia di Cosenza. Detto questo, sappiamo che il nome è prodotto da Tropea. Sappiamo che a Tropea riusciamo a coinvolgere tutti i nostri produttori, tutti i nostri confezionatori, tutte quelle aziende che si occupano di cipolla. Vogliamo far provare questa esperienza. Tropea è il punto in cui il turista viene in vacanza, viaggia, e quindi è il posto in cui possiamo far incontrare questa realtà, e quindi attraverso questo possiamo far conoscere meglio il nostro prodotto, perché in fondo la nostra attività è quella di promozione, divulgazione, far conoscere il prodotto. Quale migliore location se non Tropea? Quale migliore occasione? Sarà presentato anche attraverso la cucina, abbiamo la presenza di molti chef, sarà raccontato dal punto di vista scientifico, quindi diciamo che è un evento importante in cui ci crediamo molto. È l'evento attraverso il quale vogliamo che la cipolla raggiunga tutti. E vogliamo raccontare noi quello che siamo, quello che facciamo e quello che offriamo al consumatore. Quindi poi sappiamo tutti che quando si parla di cipolla si parla di Tropea, quando si parla di Tropea si parla di cipolla. Ed è un connubio perfetto, secondo me e secondo noi del consorzio. E quindi vogliamo proprio portare questa esperienza a tutti. Speriamo di riuscirci e di raccontarla bene, in sostanza. Vista la vicinanza, darei la parola a Natale Santa Croce, che nella doppia veste sia consorziato ma anche presidente dei giovani industriali. Quanto è importante anche questa sorta di identificazione col territorio anche per i giovani, cioè essere protagonisti, portatori di una nuova valore e di un senso di appartenenza e volontà a essere qui a lavorare in questo territorio per farlo crescere. Buongiorno a tutti quanti. Allora, l'evento che abbiamo pensato è dedicato alla città di Tropea, è un evento in cui ci abbiamo creduto. L'abbiamo messo in piedi l'anno scorso grazie anche alle attività di promozione della Regione Calabria, che ci ha messo a disposizione dei fondi sui quali poter investire in questo progetto. La correlazione con il territorio. Il Consorzio Colorosi Tropea crede fortemente in questo valore aggiunto e quest'anno abbiamo provato a dargli anche una nuova veste. Parliamo di un prodotto che ha 1000 anni di storia, forse anche di più, in cui ha trovato la sua connotazione in questo territorio che è il Golfo di Lamezia Terme, lo abbraccia quasi per intero. Oltre a trovare questa connotazione, quindi, è venuto fuori un prodotto di riconoscimento internazionale, tutti cominciano ad apprezzarlo. Il connubio col territorio dove si innesca? Si innesca proprio con il discorso della Tropea Experience, questo tema dell'esperienza. Non bisogna far soltanto conoscere la parte bella del prodotto, che lo possono trovare in tutto quanto il mondo, perché ormai è commerciale e ovunque, ma il fatto di viverlo nel territorio con un'esperienza vera e propria, in cui non andiamo a far vedere soltanto le caratteristiche del prodotto, ma andiamo a far vedere dove cresce, dove si vive, è la nuova tendenza del turismo. Quindi da lì innesca tutta una serie di correlazioni che non riguardano solo ed esclusivamente il prodotto in sé per sé, è il prodotto dal consorzio, la ripetizione, ma è un prodotto che ci lega al territorio e anche il turismo può sfruttare questa condizione. Grazie. I giovani ci credono, perché la tendenza
livello industriale è quella di cambiare un pochettino le sorti di quello che è il turismo calabrese. È un turismo che si basa soltanto su un turismo estivo, quindi abbiamo la presenza dei turisti, chiamiamolo così, durante il periodo da maggio fino a settembre. Una nuova chiave di lettura che potrebbe essere legata ai prodotti del territorio, in questo caso non solo la cipolla rossa europea, ma tutto quanto quello che ci circonda, potrebbe essere il modo di far vivere attraverso le esperienze una nuova chiave turistica. Quindi i giovani cominciano a vederci, non è soltanto un turismo legato a ti do la stanza, arrivi, vivi il mare e finisce lì, ma ti faccio vivere tutto il territorio. Allora, di qui il ponte va verso Antonio Alvaro, che è il presidente, se non vorrei sbagliare la dicitura, del FLAG, giusto? Quindi, parliamo di prodotti, parliamo della cipolla che sarà protagonista della Tropea Experience, ma il mondo del pescato come si rapporta in questo concetto di sviluppo del territorio, di promozione del territorio e come ci può essere sinergia tra le varie realtà? Sì, buongiorno a tutti, intanto ringraziare il sindaco per l'invito, questo è il secondo anno che il FLAG partecipa a questa importante manifestazione e veramente ha preso molto questo tipo di comportamento, perché dietro questi organismi, lo stretto della società consortile costituita da altri pubblici e privati, questo organismo, stavo dicendo, riescono a funzionare al meglio se ci sono dei sindaci che riescono ad impegnarsi e a far sì che insieme si possa collaborare per far emergere tutte quelle che sono le nostre peculiarità. E non posso non ringraziare il dottor Cipollina Daniele, perché credo che quando ci sia la valorizzazione di un prodotto così importante bisogna che qualcuno dietro abbia veramente la conoscenza per poter organizzare e parlare convegni come questo qua. E come si collega il FLAG dello Stretto con la cipolla di Tropea, o comunque con i prodotti agricoli e con le aree interne? Tra l'altro dicevo proprio stamattina che c'è questo bel titolo, La terra incontornare, è una cosa estremamente importante e significativa, perché il FLAG ovviamente si interessa della valorizzazione del pescato locale e di dare, come dire, delle risposte interne di aiuto ai pescatori che stanno vivendo un momento di estrema difficoltà, prima con le leggi europee che hanno ridotto notevolmente lo sforzo della pesca, poi con la pandemia che è stata veramente un disastro, adesso con la guerra in Ucraina, dove comunque sappiamo i costi del gasolio, eccetera, eccetera, quindi i pescatori vivono un momento di grande difficoltà. Il FLAG, è giusto che io spieghi velocemente, tenta di dare contributi a chi li richiede, investendo in diversificazione lavorativa della qualità della pesca, che è il pescaturismo, il turismo, la trasformazione dei prodotti, sono una serie di cose. E quindi noi come FLAG, che sono quanti FLAG in Calabria, siamo fortemente impegnati, tra le altre cose, a valorizzare quello che è il nostro pesce azzurro, il nostro pesce povero, che in realtà è povero forse perché sul mercato costa un po' di meno, ma in realtà non è povero di fattori nutritivi, perché ci sono degli alimenti che sono veramente come dire, farmacologici. Quindi in questo senso questa manifestazione si sposa in maniera perfetta, direi, perché il sindaco con questa presenza di chef importanti e con le manifestazioni di show cooking riesce a tagliare il prodotto della terra e della specie della cipolla di Tropea con il prodotto del mare, e secondo me si riesce a creare quelle prelibatezze uniche del nostro territorio che possono veramente chiamare il turismo ad altissimi livelli. Io voglio veramente complimentarmi col sindaco, non mi stanco mai di dirlo, perché non bisogna passare la guardia sulla cipolla di Tropea. Cioè, tu lo fai con estrema capacità, e io quando vado anche all'estero qualcuno mi dice: sai, vuoi che ti porti qualcosa? Se mi porto un po' di cipolla di Tropea mi fai. E allora è conosciuta in Italia, è conosciuta anche all'estero.
all'estero, ma io credo che ci sono ancora tantissime cose da scoprire su questo prodotto, e quindi io non sono nelle condizioni di suggerire al sindaco di Tropea cosa che a me interesserebbe di più, ma lo dico intanto da lì, insomma, ecco, l'aspetto, come dire, medico-scientifico. Io credo che la cipolla in questo senso possa veramente ancora dare delle risposte significative, soprattutto per quanto riguarda alcune patologie che il metabolismo, ad esempio, delle malattie cardiovascolari, e non vorrei che in futuro, magari con la cipolla di Tropea, che è l'oro rosso di Calabria, e con l'oro giallo della provincia di Reggio Calabria, che è il bergamotto, possa nascere qualcosa che riguarda la patologia che vada veramente a prevenire quelle che sono le malattie cardiovascolari. In questo senso, Giovanni, credo che molto bisogna investire sulla ricerca scientifica. Io credo che tu già questo lo stia facendo, e lo stia facendo benissimo. Penso che ancora di più bisogna fare. D'altronde, guardate, i prodotti agroalimentari sono fondamentali per lo sviluppo del territorio. Io credo che chi ha detto i lavori sa che in questi giorni abbiamo un concetto fuori del potere dei prodotti agricoli attraverso gli sistemi del cibo, che è uno strumento che è nato qualche anno fa e che raggruppa tutte le aziende agricole, che nasce proprio per valorizzare il territorio attraverso i prodotti del cibo. E questo è fondamentale, ti fa onore, Giovanni, perché attraverso la cipolla tu stai valorizzando non solo il territorio di Tropea, ma il territorio della Calabria intera. E io credo che su questa strada bisogna continuare, perché proprio il prodotto della terra, il prodotto agricolo, la cipolla di Tropea, insieme ad altri prodotti che dovrebbero essere valorizzati, come tu stai facendo per la cipolla di Tropea oggi e negli anni passati, tutti dovrebbero veramente valorizzarli con questa passione che hai tu, con questo attaccamento alla terra, e sono convinto che da lì noi riusciremo a dare risposte significative anche all'abbandono e allo spopolamento che sta attraversando le nostre aree interne, che peraltro rappresentano più dell'80% del territorio, e io vedo francamente difficile uno sviluppo possibile se l'80% del territorio calabrese si spopola sempre di più. Era necessario, non la voglio fare lunga, spiegare almeno quello che fa il flagio, il modo in cui si lega con questo, con la cipolla di Tropea, dire al sindaco che il flagio dello stretto sarà presente anche in futuro per le cose che può fare a tutti i comuni, e in particolar modo a questa richiesta che rappresenta il comune di Alberto per la vita. Grazie. Grazie Presidente Alvaro per la vicinanza al Comune. Evidentemente siamo bravi, certo, siamo bravi nel creare quelle cose che interessano chi poi deve mettere le risorse, no? Perché poi le cose funzionano in determinato modo se il contesto anche locale ha un senso, cioè c'è un evento che ha uno scopo promozionale. Al di là della bella serata, l'obiettivo che promuovere il territorio attraverso i media, no? Cioè la presenza in loco rispetto a quello che poi sarà la forza di questo evento è minima. Quindi io volevo solo, quindi ci tenevo a ringraziare Antonio, quindi dalle sue parole capisco che potrò continuare a chiedere sempre ancora con maggiore determinazione, forza e in quantità sempre superiori, anche perché so che avete necessità di spesa, che io sono qua a spendere, quindi ognuno fa la sua parte, quindi pensi, io spendo se poi non lo so. Io però Gianni mi chiedo perdono se è una cosa che non mi sono dimenticato di dire, però se altri progetti volevo come dire, collegarmi a te per l'assessore Gallo, e mi dispiace molto che lui oggi non sia qui. Quello che fa il Flaglia nel distretto del cibo, e grazie alla passione con cui l'assessore Gallo sta conducendo oramai da quanti anni, e anche l'assessore generale, l'assessore che già lo conosco bene, ma volevo dire c'è il tuo direttore qua dentro, il caso non vorrei, il direttore del comune, il segretario, no, non è lui, il
pensare. Quindi ed è un peccato che oggi non ci sia, perché ovunque lui vada rappresenta quel valore aggiunto, perché devo dire che l'agricoltura in Calabria rappresenta veramente la vera industria insieme al turismo, da quando c'è Gianluca Gallo stia facendo veramente un percorso di grande visibilità e stia dando grandi risposte al punto il compartimento. Ecco, questo era quello che volevo dirlo. Chiedo scusa se mi avevo dimenticato. E allora questa Tropea Experience lascia un segno tangibile, l'organizzazione ha voluto di nuovo chiedere l'importante collaborazione del maestro affidato. Abbiamo qui Michele che ci può illustrare. Antonio. Cioè, maestro Antonio, qui abbiamo il figlio che ci racconta un po' come il maestro ha cominciato a ragionare su quello che può essere un simbolo che poi ci porterà a accompagnare anche nelle prossime edizioni. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare il sindaco per le bellissime parole che ha speso nei nostri confronti e soprattutto il tavolo. Per questa occasione parlo anche a nome di mio padre, a cui porto i calorosi saluti, che purtroppo non è potuto essere qui per gli impegni precedentemente presi. Insieme abbiamo ragionato su quello che è appunto il simbolo, che ormai non solo della cipolla di Tropea, ma proprio di una comunità, di un territorio, cioè di una storia, quindi è diventato più un simbolo di identità ormai. Quindi non volevamo molto staccarci da quello che è il simbolo originale di Tropea, che è la cipolla. Quindi restando fedeli a quelle che sono le cose della cipolla, il premio, che sarà la Tropea d'argento, è un premio realizzato interamente a mano, artigianale, totalmente in argento, con smalto a fuoco. Appunto non abbiamo molto cambiato le forme per rimanere appunto sempre fedeli a quello che è ormai un simbolo di identità che deve essere tutelato e valorizzato. Per noi ovviamente non può che essere un grandissimo piacere, un grandissimo onore poter contribuire anche con la nostra arte a realtà del genere, di cui ringrazio veramente tantissimo il dottor Daniele Cipollina, che valorizzano e tutelano e promuovono ancora il nostro territorio. Quindi ancora grazie. Adesso entriamo un po' nel dettaglio di che cosa sarà questa Tropea Experience, ospiti, iniziative. Qui chiederò l'aiuto e l'ausilio di Daniele Cipollina, che è di fatto il direttore organizzativo di questo evento, di questo Festival della Cipolla Rossa. E prima di lasciargli il palco vorrei invitare il professor Antonio Pesce dell'Istituto Superiore qua di Tropea. La prima curiosità è che cosa hanno fatto di male per stare qua in piedi tutto il tempo. Dopodiché invece volevamo sapere, è stato creato un contest, è stato creato una sorta di prova dove tra l'altro poi questi ragazzi verranno valutati dagli chef che saranno presenti nei giorni. Per cui se ci può raccontare questa iniziativa. Innanzitutto buongiorno e porto i saluti del mio dirigente scolastico, il professor Nicola Antonio Cuturi, presidente dell'Istituto di Istruzione Superiore di Tropea. E come potete vedere oggi ci troviamo affiancati da alcuni alunni del servizio enogastronomico, che è uno dei quattro plessi su cui si articola il nostro Istituto di Istruzione Superiore. Prima di passare a spiegare quello che è il concorso, volevo ringraziare il sindaco, l'avvocato Macri, che da ottimo regista, tornando a qualche parola da lui suggerita poco fa, sta dando questa opportunità di un chuck anche ai ragazzi e quindi un'attenzione all'istruzione. E all'interno del contest del festival
un'esperienza ha colto a volo quella che è una delle tante idee vulcaniche che il mio dirigente quotidianamente propone, quella dell'istituzione di un concorso nazionale che grazie al sindaco si verrà a tenere all'interno di questi 3 giorni del festival presso l'Istituto di Istruzione Superiore Europea e presso Servizi Enogastronomici. Ha messo a disposizione un parterre di primo piano per quanto riguarda la giuria, ma al di là di ciò, e ringrazio affidato per lo splendido gioiello messo a disposizione che sarà il primo premio del concorso al quale prenderanno parte quest'anno scuole della regione Calabria, giusto come inizio, per poi, essendo un concorso nazionale, andarci a porre anche ad altre regioni, ad altre realtà. E, al di là del concorso, l'idea è quella di far fare esperienze ai ragazzi, imparare a fare e saper fare. Quindi l'opportunità di poter per un giorno o per un'ora o per mezza giornata stare non a fianco, all'interno della brigata di cucina di questi chef e poter in un certo senso acquisire delle ulteriori competenze. Ringrazio di nuovo il sindaco per ciò. Il concorso verrà aperto questo primo anno a 5 realtà facenti parte del territorio regionale. Ovviamente Tropea parteciperà fuori concorso, quindi purtroppo mi rammarico di non poterci poi freggiare di questo splendido gioiello, ed è un modo anche per non dare questa opportunità soltanto agli studenti di Tropea, ma anche a tutti gli studenti del territorio regionale. Vi ringrazio di nuovo a nome mio, dei ragazzi e della mia dirigenza. E allora sarà una Tropea Experience che avrà tanti palcoscenici che si accenderanno, uno di questi sarà nel balcone dove c'è il cannone, ci saranno altre location che ospiteranno altri momenti di confronto, ci saranno dei convegni che andranno un po' ad approfondire poi vari temi, da come si comunica un territorio alla dieta mediterranea, si parlerà anche del pescato, e ci saranno anche momenti di spettacolo, sindaco, che ha seguito particolarmente il sindaco nella scelta di queste realtà che adesso Daniele poi ci racconterà. È veramente una grande esperienza che saranno 3 giorni da vivere intensamente e essere partecipi in ogni attività, perché ogni attività ha delle caratteristiche veramente uniche. Daniele Cipollini. Grazie. Intanto ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio per aver accettato l'invito, ringrazio tutti coloro. Il mio obiettivo è quello di aver creato una rete, di condividere un progetto che ha l'obiettivo di promuovere la Calabria al di fuori dei confini territoriali. Ringrazio il consorzio e il CDA, ringrazio il sindaco di Tropea che attraverso la loro lungimiranza, in tempi non sospetti, avevano immaginato di creare un contenitore che potesse raccontare in maniera congiunta un prodotto straordinario che è il prodotto di punta del territorio della cipolla attraverso un palcoscenico naturale di straordinaria bellezza che è Tropea. Da qui nasce la condivisione, la valorizzazione di un prodotto che porta il nome di cipolla rossa di Tropea, e da qui nasce l'idea di aver creato un ente che si chiama la Tropea. Vorrei farvi vedere un contributo per meglio raccontarvi il perché di questo ente. Thank you.
Perché la trombetta? Il naming è tra le origini. Allora, il naming è tra le origini dal consecutivo con cui viene normalmente, questo è un'indicazione, è un racconto da parte del presidente del consorzio, che abbiamo acquisito e cercato di darne un'identità. La Tropea è il nome con cui normalmente viene chiamata la cipolla rossa di Tropea, dedicata attraverso gli addetti ai lavori. E quindi abbiamo immaginato, quindi la parola Tropea definisce prodotto e località nel medesimo istante in cui viene pronunciata. E l'associazione del termine con la parola anglosassone experience racconta l'esperienza sensoriale che questo contenuto vuole rappresentare. È un progetto che parte da Tropea, ma sicuramente sarà protagonista di tanti palcoscenici nazionali e internazionali. Abbiamo previsto una serie di iniziative che porteranno questo contenitore fuori da Tropea, perché l'importante è raccontare, sì, parte da Tropea, ma raccontarlo soprattutto in contenitori nazionali ed internazionali. Quest'anno la manifestazione vede la partecipazione di chef straordinari importanti, nazionali ed internazionali, la partecipazione di importanti chef calabresi, che è fondamentale che attraverso il loro contributo si possa raccontare la cipolla attraverso le loro interpretazioni. Ma quest'anno abbiamo anche pensato di raccontare le tradizioni del territorio, e quindi raccontare anche la massaia che produce, che prepara la famosa filetta attraverso l'interpretazione di uno chef attraverso la cipolla. E quindi sicuramente questo è un contenuto che vuole, guarda sul territorio, guarda attraverso il territorio, ma ha un profilo sicuramente nazionale ed internazionale. Lo dimostra il fatto che quest'anno ci pregiamo di aver immaginato di ospitare delle attività che possono raccontare meglio questo contenitore. Ecco perché ci sarà una partecipazione, con la partecipazione di ospiti illustri del mondo della comunicazione, dal direttore di Italia Tavola, dal ideatore di Identità Golose, il direttore dell'estate del gruppo Mediaset, Mela Verde e Corte Mangiato, che sono gli spin-off delle trasmissioni televisive che vanno in onda su Rete 4 e su Italia 1, che sono circa 2 milioni di telespettatori, e tantissimi altri partner, dove racconteremo attraverso la comunicazione. C'è anche Luca Ferrua, il direttore del Busto, dell'Inserto di Repubblica, per cui è un parterre straordinario in termini di valorizzazione, in termini di comunicazione, perché crediamo che la comunicazione sia il volano fondamentale per raccontare questo prodotto, e raccontarlo non soltanto attraverso una serie di iniziative, ma anche attraverso il confronto di giornalisti che saranno presenti, e quindi poi attraverso anche degli educatori avranno modo di apprezzare, di valorizzare un territorio straordinario. Quindi credo che questo siano gli elementi vincenti di questo festival, un festival che parte da Tropea, sicuramente arriverà nei palcoscenici più importanti dal punto di vista enogastronomico. L'obiettivo è che questa manifestazione diventi sicuramente tra i più importanti festival internazionali di enogastronomia sul territorio nazionale. Quest'anno ringrazio, veramente sono tanti i partner che hanno contribuito a vario titolo affinché questa manifestazione potesse raggiungere così dei contenuti di grande spessore, quindi al di là della partecipazione di ospiti illustri, di giornalisti, ma anche abbiamo cercato di creare un link, un ferruce tra il mare e la terra. Ecco perché l'iniziativa La Terra incontra il mare, dove attraverso un partner metterà a disposizione un'imbarcazione tutti i giorni, accompagnerà gli ospiti, tutti coloro che vorranno vedere e apprezzare la cipolla e il pescato in barca, attraverso un'ottica totalmente diversa dal mare. E quindi abbiamo cercato di coniugare tutti gli elementi fondamentali del territorio, quindi la terra, la cipolla, che è sicuramente la protagonista di questo festival, ma anche attraverso il mare, che è sicuramente un elemento di straordinaria bellezza che rappresenta Tropea. La voce, quest'anno la voce della manifestazione è grazie al contributo e alla partecipazione del gruppo PBM,
che darà un contributo importante perché realizzerà, mettere a disposizione un piano di comunicazione integrata attraverso le piattaforme web, TV e social, realizzerà una serie di servizi, di strisce quotidiane con dei collegamenti in diretta che andranno in onda tutti i giorni, dal venerdì alla domenica, e la partecipazione, quindi ringrazio il dottor Maduli per aver sposato pieno questa iniziativa, ma ringrazio ugualmente i tanti media partner nazionali che sosterranno questa iniziativa. Sono veramente tanti, da Viaggiare con Gusto, Italia Squisita, Italia a Tavola, Cotte Mangiato, Mela Verde, BIF, il Quotidiano del Sud, quindi sono veramente tanti i partner che sosterranno questa iniziativa, quindi attraverso anche la loro partecipazione con i direttori di testata che durante i tre giorni, e quindi daranno un contributo importante, perché valorizzare attraverso la comunicazione è l'elemento fondamentale con la quale creare i presupposti affinché una manifestazione di successo possa arrivare a determinati livelli. È fondamentale, credo, la presenza di questi partner importanti testimonia ancora una volta il legame tra i valori e i contenuti dell'evento, la convinzione che lo sviluppo economico del territorio debba progredire accompagnando e sostenendo anche la crescita culturale attraverso progetti che abbracciano le tradizioni, il sociale, l'entertainment e la cultura, come nel caso di questo prestigioso evento. Per ultimo, abbiamo pensato, perché Iona, durante il Covid abbiamo creato una rete di chef che hanno raccontato il vero volto della Calabria, abbiamo messo in campo attraverso una raccolta fondi di 150.000 euro in donazioni di denaro e in generi alimentari, dove il consorzio si è reso protagonista con la fornitura di quintali di cipolla, dove i ristoranti hanno cucinato le loro cucine per 150.000 famiglie al Banco Alimentare. A fronte di questo, l'ultima sera abbiamo coinvolto tutti gli chef stellari, non solo, che cucineranno assieme, farete qui a Palazzo Santa Chiara, una cena in beneficenza dove gli chef si improvviseranno attraverso la preparazione di piatti per sostenere un progetto umanitario che sveleremo nelle prossime settimane. Quindi grazie tanto per la vostra partecipazione e vi aspetto numerosi in questo evento che ritengo possa essere l'inizio di un percorso dove raccontare la cipolla europea in giro per il mondo. Grazie. Ci saranno degli spazi dove anche i bambini potranno, c'è proprio il Cipolla Kids, un programma dedicato proprio ai bambini dove potranno, come dire, cucinare anche loro e divertirsi. Sì, tra l'altro hanno l'associazione Pancrazio, un'associazione che si occupa appunto di promuovere la dieta mediterranea attraverso i bambini, e hanno realizzato un fumetto con dei personaggi, il fumetto è un linguaggio che si avvicina più al linguaggio dei bambini, e attraverso il fumetto racconteranno le qualità organolettiche della cipolla, quindi coinvolgeremo le scuole europee, quarta e quinta elementari, dove attraverso strumenti di intrattenimento e di educazione alimentare i bambini saranno i protagonisti di questo festival. E il primo maggio faremo concorrenza al concertone del primo maggio che ci sarà a Roma, con questo gruppo che di internazionale, sono i Vivaldi Project. Sindaco, vuole dirci qualcosa? No, a parte ringraziare chi ci ha fatto conoscere il gruppo, quindi abbiamo una nostra collaboratrice, Angelica Artemisia, si occupa di comunicazione, un'agenzia di comunicazione, è una regista che apprezzo moltissimo, impegnata in una serie di spot per il Comune di Roberto, tutti legati all'ambiente e alla, diciamo, celebrazione della bellezza paesaggistica di questo luogo e all'impegno anche per questo luogo. Quindi abbiamo il rapporto di fiducia che si è instaurato, mi ha aperto questa porta. Quindi abbiamo questa occasione, è un gruppo particolare che unisce alla musica classica il metal, e quindi insomma cinque elementi, sì. Cinque elementi, un
competa nazionale, molto seguito sui social, che io non conoscevo, dove si unisce a questa musica classica, per appunto il metal, con divagazioni anche sulla musica folkloristica calabrese. Gruppo è un gruppo internazionale, ovviamente legato anche al territorio, un progetto territoriale che stanno portando avanti da qualche anno. E poi per il resto, visto poi che sabato 30 abbiamo il Beppa Marini, sì, che è un gruppo di folkloristico calabrese, fa musica albanese. Al Brescia. E poi l'altro gruppo, sempre abbiamo privilegiato, ecco, dovuto privilegiare le tradizioni, ricorrendo a gruppi, in quest'ultimo caso un gruppo poco conosciuto, molto legato al progetto Vivaldi Metal Project, perché hanno concepito, cioè attraverso il gruppo internazionale, gli ideatori vogliono valorizzare le altre locali, a farli camminare in simbiosi, perché tra l'altro credo sia abbastanza conosciuto, quindi non sono mai stato a Trapani, ma quale migliore occasione per farli partecipare e aprirgli la vetrina della nostra città. Approfitto ancora, Sindaco, i ristoratori della città verranno coinvolti. Sì, ma diciamo che i ristoratori sono stati sempre coinvolti, poi a volte capita che durante la manifestazione, soprattutto l'anno scorso, diciamo, per via del Covid è stata un'improvvisazione, una corsa continua contro il tempo, tante cose che sono state preparate per come invece avremmo dovuto farlo. Quindi quest'anno sono stati coinvolti per tempo, e anzi ricordo, vedevo Romania che non vedo più, è qua e lì, la responsabile, la presidente dell'associazione dei commercianti, quindi dei ristoratori, abbiamo partecipato all'iniziativa e condiviso l'iniziativa per tempo, a breve scatteranno le domande per poter partecipare al corso, quindi l'obiettivo di concerto con i ristoratori è trasformare in quei 5 giorni, attraverso la prospettazione di menù a base di prodotti della tradizione, autentica tradizione, e in termini di ricerca culinaria e in termini di prodotto, far immergere il visitatore, il viaggiatore, in quella che era la cucina calabrese, tropeana, per appunto fargli apprezzare questi manicaletti, anche a volte non chiudendo le porte a una rivisitazione del piatto tradizionale. Quindi è una parte molto importante di quella che sarà la proposta, e proprio per questo, per cercare di trattenere il viaggiatore, il visitatore, il curioso, abbiamo su esplicita sollecitazione dell'associazione delle serate musicali per, come dire, migliorare l'offerta giornaliera, quindi e avere un territorio partecipe a questa iniziativa, che quest'anno sicuramente, vabbè, abbiamo la Pasqua, però ancora, diciamo, c'è qualche colpo di coda nel Covid. L'evento dovrebbe essere l'apertura della stagione turistica, al quale seguirà subito dopo, secondo me, un altro evento storico, come anche, lo dico, lo annuncio, lo sottolineo, la festa dei 30 voci che non vedevamo da 3 anni, sempre per via del Covid. Aggiungo un'ultima cosa, perché poi a seguire ci saranno tanti eventi, proprio l'associazione Pancrazio. La partecipazione a questa iniziativa sarà una semplice pillola, un'anteprima di quella che l'associazione poi proporrà poi alla comunità nella seconda metà di maggio, una 5 giorni dedicata alla dieta mediterranea, ai problemi a tavoli, all'obesità infantile, quindi tutto un tema con delle partecipazioni molto importanti, da premi Nobel del settore della medicina, con particolare riferimento al campo alimentare, a personaggi della TV, televisivi e artisti di primo piano. Quindi una 5 giorni molto fitta di eventi che non vorrei dire sbaglierà, dovrebbe essere il 21 al 26 maggio, comunque sia 5 giorni tagliati
più o meno in quel periodo. Quindi l'associazione si è offerta di contribuire, di collaborare con l'evento, la Top Experience, in modo, possiamo dire, molto professionale. Già quella sarà una prima pillola per capire cosa poi magari tratteremo a 20 giorni di distanza. Volevo portare i saluti del Nuccio Caffo, che mi lega doppio filo, per cui oggi non poteva essere presente per un impegno improvviso, quindi porto i suoi saluti, quei danni commissario straordinario della Camera di Commercio di Lugo e come CEO della distilleria Caffo, che ci ha sempre sostenuto in tutte le attività, ci sosterrà in tutte le attività che andremo a portare avanti da qui in avanti. Quindi un caro saluto da parte del dottor Caffo. Volevo anche ringraziare il dottor Di Massima, ho avuto il piacere di conoscere il dottor Bertucci. Un altro mio collaboratore, io sono un cacciatore di eccellenza. Lui devo dire che è bravissimo. Sono un cacciatore di eccellenza, un grande regista. Sì, devo dire che sì, è veramente straordinario a creare rete, a condividere. Mi sposo appieno questa sua filosofia, la trovo assolutamente coerente con i principi fondamentali della comunicazione. Quindi ringrazio il dottor Bertucci, comunque che ci ha riconosciuto sia tradizionalmente ma oggi personalmente, editore della rivista che ci sosterrà, quindi accompagnerà questa iniziativa attraverso le iniziative editoriali, ma condivideremo con lui tante altre opportunità. Intanto grazie per la sua disponibilità. Bene, grazie ai relatori, sono stati puntuali, anche veloci, penso una conferenza stampa che tutto sommato è andata via veloce e soprattutto anche per la curiosità, appunto, di questa Top Experience. Sicuramente c'è stata molto attesa e adesso l'appuntamento è il 29 di aprile, dove cominceremo veramente a viverla nei luoghi che abbiamo detto e nelle modalità che riterremo più opportune, ma veramente ne varrà assolutamente la pena. Grazie di essere intervenuti.